Allora Stefano, un girone di ritorno diverso chiaramente da quello dell'andata. Tu hai ricoperto il ruolo di centrale, braccetto sinistro, braccetto a destra, un po' tutto. Come ti stai trovando e come è cambiato il Catanzaro al girone di ritorno? Sì, sicuramente un girone di ritorno diverso da quello dell'andata, ma sapevamo già benissimo che affrontavamo sfide più dure perché le squadre ci stanno iniziando a conoscere. Però stiamo rispondendo bene perché secondo me anche nel girone di ritorno stiamo esprimendo il nostro gioco e siamo soddisfatti. Stefano, indubbiamente dietro c'è qualcosina che sta scricchiolando, specie sui piazzati e sulle palle alte. Vi chiedo se vi siete parlati, insomma, su come voler intervenire su questa cosa. Allora, su questo lato diciamo che ci sta andando anche un po' tutto male, nel senso perché non è che siamo una squadra che subisce tanto, però ogni minima cosa subiamo gol. Diciamo che è un periodo un po' strano, però stiamo cercando di limitare questi piccoli errori che stiamo commettendo. Sabato probabilmente tornerai nuovamente al centro, no? A differenza dell'ultima partita nella quale hai giocato sulla fascia. Ti chiedo, nel momento in cui chiaramente insomma, tutti gli effettivi sono a disposizione e dovesse il mister riproporti sulla sinistra, insomma, questo nuovo ruolo che nuovo non è per te, ti consente comunque anche di spingerti un po' più avanti? No, io sono a disposizione del mister, quello che mi dice il mister quello faccio, quindi dove mi mette, dove preferisce lui mettermi, io quello faccio. E poi un'altra cosa, fuori un po' dalle frasi fatte, perché la classifica è abbastanza emblematica, no? Siete stabilmente nei playoff dall'inizio e di conseguenza a prescindere da salvezza, questo e quell'altro, credo che l'obiettivo a questo punto del Catanzaro sia quella di difenderla questa posizione. Ma sicuramente, l'obiettivo iniziale è la salvezza, poi quello che viene è sicuramente tutto guadagnato, però sicuramente se siamo lì abbiamo voglia di restare lì e cercare di fare il massimo fino a fine campionato. Due cose, la prima, la tua crescita, ma non si può neanche più parlare di crescita, ma il tuo consolidamento come giocatore forte anche di Serie B è addirittura sorprendente, no? Insomma, forse stai disputando i tuoi migliori campionati da quando giochi a pallone probabilmente. Ti chiedo se questa è anche dovuta al fatto che appunto magari una maggiore tranquillità, insomma un gruppo che funziona e quindi magari ti dà maggiore fiducia, tutto questo. E poi proprio a questo proposito ti chiedo, e il gruppo è forse il vero, come posso dire, il vero segreto di questo Catanzaro, no? Da due anni e mezzo siete insieme, probabilmente è proprio per questo che state facendo questi ottimi campionati, anche se magari in quest'ultimo periodo state avendo qualche difficoltà. Sì, diciamo che questo è un progetto che dura da 4 anni, è una squadra che si è formata pian piano e ora siamo arrivati fra virgolette alla perfezione. Allora io dico il mio campionato è, io ringrazio sempre il mister perché a me mi ha aiutato tantissimo in tante situazioni a essere meno aggressivo, a essere molto più tranquillo con la palla e quello è. Dicevo, insomma, comunque è un gruppo che funziona, è proprio il gruppo che appunto è il segreto di questa. Sì, no, noi abbiamo un grandissimo gruppo partendo dall'anno scorso a quest'anno e stiamo continuando ad esserlo. Varie cose. Allora, la prima, quanto invidi Antonino e Brighenti? Brighenti non aveva mai segnato, Antonino appena arriva ha fatto 2 gol e tu ancora sei a secco. La seconda, preferiresti un gol segnarlo anche tu oppure ritornare a no, finire una gara con la partita con la porta inviolata? No, a non prenderle no. Molto meglio. No, ma anche mentalmente, nel senso ci rende nervosi questa cosa, nel senso che me ne sono accorto. A prenderli sempre è brutto. Terza cosa, Cittadella è stata una battaglia all'andata, squadra molto scorbutica, a maggior ragione lo sarà sabato perché viene da 5 sconfitte di fila, giocano in casa, insomma attraversano un brutto momento e quando si attraversa un brutto momento bisogna sempre tirare fuori qualcosa in più per provare a ne uscire. Beh certo, il Cittadella la conosciamo un po' tutti, è una squadra che
molto tosta, sì, sicuramente sta passando un brutto momento, ma sappiamo le qualità di questa squadra e affronteremo questa partita nei migliori dei modi. A proposito di questo, sicuramente si prospetta qualche duello fisico importante, no? Tu nei duelli fisici non manchi mai, non so se mancherà qualcuno nel Cittadella tra Magrassi, Pittarello, Pandolfi, insomma sono tutta gente dotata strutturalmente, molto dotata. Ti volevo chiedere questo, insomma, e poi a proposito di ciò che dicevi prima, anche dal punto di vista caratteriale, molte meno ammonizioni, hai lavorato un po' su questo? No, quest'anno un po' di più rispetto all'anno scorso. Nel senso che comunque sei riuscito a limitare un po' questo aspetto. Sì, su quello sto lavorando ancora per cercare di prendere meno ammonizioni. E poi quanto riguarda, sì, loro sono una squadra molto fisica e noi non siamo da meno, sicuramente li combattiamo a livello fisico bene. Ultima cosa, a livello ambientale, sei qua da 3 anni, 4 campionati 3 anni, gennaio 2021, insieme a Verna sei quello che ha più presenze del gruppo attuale, che cos'è diventata per te Catanzaro? No, per me Catanzaro è casa, sto bene in città, ho stretto molte amicizie a Catanzaro, anche la mia famiglia sta veramente molto bene e siamo contenti di essere qui.